So che tu dirigi l'associazione italiana per l'open government. E volevo chiedere appunto di spiegarmi esattamente di cosa si tratta e a che punto si è, diciamo, in Italia. Dunque, cos'è intanto l'associazione che dirigo, il cui presidente è Ernesto Belisario e che raggruppa un nutrito gruppo di scellerati che stanno dedicando un po' del loro tempo a cercare di incidere un po' proprio sul tessuto dell'amministrazione? L'associazione, ecco, ha l'obiettivo di incidere sull'amministrazione per aiutarla a rendersi conto del fatto che il mondo è cambiato e di conseguenza sono cambiate anche i rapporti e le relazioni tra il cittadino e l'amministrazione. Cittadino che non è più suddito e usufruttuario, diciamo così, di un sistema di servizi, ma è un interattore. Di conseguenza è necessario che l'azione metta a disposizione del cittadino degli strumenti per consentirgli di interagire. E in primo luogo gli strumenti da mettere a disposizione sono strumenti conoscitivi. Di conseguenza l'open government, il governo aperto, su cosa si basa? Sulla disponibilità di dati, quindi su quelle che vengono definite politiche di open data. Open Data, che per inciso è stata la prima azione che è stata portata avanti da Barack Obama negli Stati Uniti. Una delle primissime direttive che ha portato avanti Obama è stata proprio la liberazione dei dati, degli archivi dei dati dei diversi stati che compongono l'Unione. Questo cosa consente di fare? Ai cittadini di conoscere la realtà dei fatti, la realtà delle informazioni che sono detenute dall'amministrazione. Le amministrazioni hanno una marea di dati, una quantità infinita di dati che sono chiusi in degli archivi, ma che sono stati pagati con le tasse dei cittadini e che appartengono ai cittadini. Qui l'equivoco di solito è giocato sul fatto che questi dati devono essere coperti da privacy piuttosto che se no. Noi non stiamo parlando ovviamente dei dati personali, a noi non interessa pubblicare le dichiarazioni dei redditi, quello dal mio punto di vista ha un taglio demagogico ed antipolitico che francamente rischia di essere soltanto dannoso ad un movimento che è quello per l'open data, che invece si basa su basi ben più solide, che sono quelle che pongono in essere dei pubblici. Pensa ad esempio alle rilevazioni dei dati di inquinamento delle città, piuttosto che ai dati di costo delle ASL, piuttosto che alle performance degli istituti di formazione superiore, piuttosto che ai costi del comune. Quei dati non devono essere soltanto messi a disposizione come alcune leggi sulla trasparenza impongono, informati che non possono essere trattati né elaborati, per consentire alle persone di elaborarli, di metterli a confronto, di strutturarli, per capire ad esempio se una prestazione sanitaria nella mia ASL costa il doppio, il triplo, il quadruplo di quella della ASL di un mio amico e fare il confronto dei servizi erogati e capire magari che in questa ASL c'è un livello di sprechi più alto, oppure capire che il prezzo delle case in relazione al tasso di criminalità, che è un dato a disposizione dell'amministrazione che ha il numero di reati per tipologia nei singoli quartieri è più o meno alto, più o meno adeguato. Questa cosa poi può impattare sul mercato immobiliare, senz'altro, ma è altrettanto probabile che impatti sulle scelte consapevoli di cittadini che scelgono muoversi o non muoversi in una determinata direzione. Tutto questo è open data. Open data che oltretutto sviluppa anche meccanismi di collaborazione virtuosa tra impresa, amministrazione e cittadino, perché nel momento in cui il dato è liberato, questo dato può essere utilizzato anche da un'impresa che su quel dato può costruire un servizio. E gli esempi che ci sono a livello internazionale, a partire proprio dagli Stati Uniti, che sono stati tra i primi a implementare politiche di open data, ma passando poi per il Canada, per l'Australia, per tantissimi paesi, gli Emirati Arabi hanno diramato una direttiva per i dati aperti. Ecco, i vantaggi sono gli esempi che nascono, sono pressoché infiniti. I servizi che possono essere sviluppati sono moltissimi. E questo è qualcosa che ci fa capire come il dato rappresenti l'infrastruttura per lo sviluppo di una serie di servizi che producono benessere, producono posti di lavoro, producono ricchezza e consapevolezza nel cittadino. Quindi, open government, da una parte come possibilità di sviluppo, dall'altra come reale porta verso un processo di democrazia più strutturato e più completo che oggi, grazie alle tecnologie, è possibile. Passando invece a un altro argomento, per cui prendo spunto dalle tue pubblicazioni, dai tuoi libri, qualche anno fa, hai pubblicato un libro sull'e-learning e volevo sapere qual è la tua idea di e-learning e come pensi che si possa effettivamente portare un cambiamento, per esempio, nelle scuole.
Beh, anche questo è un tema complesso che probabilmente vede la sua chiave di lettura nel fatto che noi finalmente faremo davvero e-learning quando smetteremo di parlare di learning, nel senso che dobbiamo ben differenziare alcuni ambiti. L'e-learning e l'e-learning che si sviluppa in un contesto di formazione strutturata, come penso quindi agli istituti superiori, ma anche l'e-learning che si può sviluppare nell'università è l'e-learning che attiene l'aggiornamento professionale, quindi di chi già è uscito dal meccanismo dell'istruzione strutturata. E i discorsi da affrontare sono profondamente diversi. Perché? Perché se nel caso di chi è già uscito dal sistema della formazione, l'e-learning può rappresentare uno strumento strutturata, può rappresentare uno strumento di aggiornamento professionale che parte da un presupposto che è di base. Se andiamo a guardare i dati, vediamo che fino ad alcuni anni fa il ciclo di vita delle competenze dei professionisti era calcolato su base pluridecennale. Io imparavo a fare qualcosa e quel qualcosa era valido per 10, 15, 20 anni. Quindi, di fatto, una persona affrontava in tutta la sua vita soltanto uno o due massimo grandi momenti di riqualificazione professionale che attenevano la sua attività. Oggi questo ciclo è su base annuale, nel senso che oggi i professionisti si trovano a vedere il loro set di competenze mutare profondamente ogni 2 o 3 anni. In questo contesto, ovviamente, il ruolo della formazione continua diventa fondamentale. Perché? Perché il lavoratore deve essere nelle condizioni di aggiornarsi in continuazione. Ma questo si innesta con un altro fenomeno, che è quello del cambiamento del contesto sociale. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che le persone che fino a qualche anno fa vedevano nell'e-learning, che era sinonimo di formazione a distanza, un momento di formazione strutturata, oggi dovrebbero cominciare a vedere semplicemente un modello di vita strutturato, mi spiego, di vita professionale intendo. Oggi l'e-learning deve fare i conti con il fatto, la formazione, il sistema della formazione deve fare i conti col fatto che esiste Google. Esistono strumenti come Wikipedia, esistono momenti di formazione non strutturata che passano da Facebook e di conseguenza è sempre più complicato identificare momenti di formazione attraverso le quali sviluppare processi di e-learning in senso stretto, come si intendeva una volta. Non a caso oggi si parla di learning 2.0, tanto per mettere quel 2.0 che fa tanto modernità, ma che di fatto rappresenta un cambiamento profondo non tanto negli strumenti quanto nelle logiche. Oggi la formazione è sempre meno strutturata e passa sempre di più attraverso logiche di social networking che fanno del professionista inserito in un network di professionisti che si mettono in contatto reciproco tra di loro, come anche semplicemente leggendo gli uni i blog degli altri. Nel momento in cui leggo il tuo blog sul social commerce sto formandomi su questo tema, nel momento in cui metto un commento sto formandoti su questo tema. E questo processo di formazione destrutturata, collaborativa, in modo è il contraltare ai processi destrutturati e strutturanti di costruzione condivisa della conoscenza, rappresenta la vera novità. Oggi i social network rappresentano una nuova modalità attraverso la quale fare formazione. Se questo discorso invece lo riportiamo alla formazione, come dire, della scuola dell'obbligo, vediamo che il problema si fa ancora più complesso. Perché? Perché i nostri studenti padroneggiano strumenti che i docenti non conoscono. E questo cambia naturalmente le modalità attraverso le quali, da una parte, la formazione viene fatta, la formazione scolastica viene fatta, dall'altra, il modo nella quale viene fruita. Oggi, fanno quasi tenerezza, docenti, chiedono ai propri studenti di fare delle ricerche e non si rendono conto che spesso le ricerche sono copiate di peso da Wikipedia. E questo naturalmente è un danno tanto per lo studente quanto per il docente. Se il docente sapesse che esiste Wikipedia, probabilmente potrebbe strutturare delle attività didattiche diverse che, partendo anche da Wikipedia, come tanti altri strumenti di diffusione della conoscenza, possano essere efficaci per lo studente. Non conoscendolo, non prendendone atto, non volendosene rendere conto, continua a far fare agli studenti le grandi copie e incolla che poi producono soltanto un sistema costruito di ignoranza. Peraltro, in alcune conversazioni con dei docenti della scuola superiore, appunto, ho avuto modo di constatare qual è l'impressione che ne hanno, no? Ed effettivamente mi dicevano molto indignati che i ragazzi ormai copiano le ricerche da Wikipedia senza neanche degnarsi di togliere il link dalla pagina stampata. E inveivano contro internet perché secondo loro appunto
Questo porta al fatto che i ragazzi non studino più. Ma in qualche modo ancora una volta si confondono i sintomi con le cause. Internet non è la causa per la quale i ragazzi non studiano più a scuola. Internet spesso è le ricerche copiate da internet sono il sintomo, e spesso gli insegnanti non sono adeguati ad insegnare. Mi spiego, il cambiamento dei modelli, il cambiamento del contesto non può che essere sotteso a un cambiamento dei modelli didattici. Se gli insegnanti rimangono ancorati a modelli didattici superati, non possono che destrutturare il processo formativo al punto da renderlo completamente inutile. Questo è una costante, nel senso che la generazione degli insegnanti, non parlo di generazione anagrafica, ma culturale, perché non bisogna credere che gli insegnanti giovani siano così diversi, esistono, ma purtroppo spesso insegnanti, ma come i giornalisti, come chiunque ricopra una posizione oggi, non si rendono conto del fatto che il mondo è cambiato e reagiscono a questo cambiamento ritenendo che il mondo sia cambiato in peggio. Reagiscono a questo cambiamento imputando al sintomo, cioè all'elemento che rende evidente la loro inadeguatezza, la colpa del cambiamento. È come per la pirateria: noi pensiamo che la pirateria sia il cambiamento, il motivo, la causa del fallimento dell'industria musicale. La pirateria è il sintomo del fatto che l'industria musicale è cambiata e di conseguenza la gente vuole nuovi modelli. Vale per la musica come vale per la formazione.